Buongiorno a tutti, io sono Michelangelo Berti e in parte mi coordino le attività di marketing. Oggi avremo il piacere di presentarvi un caso di successo e per farlo salirà con me sul palco Luca Pittarello, e-commerce manager dell'azienda che porta il suo cognome. Prima di iniziare vorrei rubarvi un minuto per presentarvi l'azienda che rappresento. Partech è un sistema integrato con sede a Roma e Milano, specializzato nella fornitura di servizi professionali altamente qualificati e nella progettazione e realizzazione di soluzioni cross-market innovative e personalizzate. La nostra offerta include prodotti, competenze e servizi negli ambiti dell'infrastruttura IT e del cloud computing, delle soluzioni verticali per il mercato finanziario, della business intelligence e dell'education. Le nostre competenze in ambito security esulano dalla pura rivendita e integrazione di soluzioni di mercato. Difatti, ad oggi siamo in grado di coprire tutto ciò che riguarda la consulenza normativa e organizzativa, la formazione a distanza e in aula, l'integrazione di soluzioni di mercato e la progettazione e realizzazione di soluzioni interamente custom, anche basate su tecnologie open source. Come potete vedere dalla lista dei nostri clienti, non possiamo vantare una forte presenza sui mercati telco e finance e non solo, mantiamo anche numerose collaborazioni con i principali sistemi integrator e, come potete vedere dai loghi, ci sono anche, copriamo anche delle realtà importanti in ambito pubblica amministrazione e sanità. Veniamo dunque al progetto. L'incontro tra Partech e Pittarello è avvenuto a inizio maggio, nel pieno della nostra campagna di sensibilizzazione sul nuovo regolamento europeo e sulla formazione del personale. L'obiettivo del cliente era piuttosto semplice: diventare pienamente compliant al nuovo regolamento europeo. Il virgolettato non è casuale, sapete meglio di me che non si tratta di un'attività particolarmente semplice, perché richiede anche un percorso di introspezione e di rinnovamento da parte dell'azienda cliente. Non voglio anticiparmi troppo su ciò che è il progetto, lascio a voi che sia Luca a farlo, vorrei però presentarvi una timeline che sintetizza le tappe di questo progetto, con l'obiettivo di ribadire che dal nostro punto di vista il GDPR è un processo e non un prodotto, quindi richiede del tempo, richiede pazienza. Come vi dicevo, il primo incontro è avvenuto inizio maggio e dopo circa 2 settimane è stata accettata la nostra proposta. L'assessment ci ha visto impegnati non continuativamente tra giugno e luglio e a fine luglio abbiamo consegnato il primo output previsto dal regolamento, cioè il registro dei trattamenti. Dopo la pausa estiva, più precisamente tra fine settembre e inizio ottobre, sono stati consegnati la valutazione di impatto, la gap analysis e il piano di rientro, di cui l'implementazione è già iniziata e stimiamo di concluderla entro la fine del primo semestre del 2019. Potete facilmente capire che la famosa deadline del 25 maggio è stata superata, anche se nel caso di Pittarello non è un mistero che molte aziende italiane siano rimaste immobili in attesa del famoso decreto attuativo che è stato poi che è entrato in vigore il 19 settembre. Non a caso sono stati previsti un periodo di otto mesi di osservazione e di transizione dall'entrata in vigore del decreto, quindi dal 19 settembre, durante il quale, a fronte di una eventuale verifica, il valutatore si concentrerà più sullo stato di adeguamento al GDPR dell'azienda che all'effettivo completamento dell'attività. Sia chiaro che non si tratta di una proroga, il garante infatti ha già dato mandato alla Guardia di Finanza di effettuare verifiche sul territorio, ma di fatto è una fase in cui le aziende che hanno atteso potranno andare a completare questo processo di adeguamento. È chiaro che per un'azienda come Pittarello, che era già pienamente conforme al vecchio codice della privacy e che ha già completato la fase più complessa, che è quella dell'assessment e che porta poi al piano di rientro, potrà godere di una posizione un po' diversa da chi invece non si è mosso in alcun modo e non ha fatto neanche il primo assessment. A questo punto cedo la parola a Luca e lascio di stare a raccontarvi il progetto. Grazie Michelangelo. Beh, allora io sono Luca Pittarello, appunto sono e-commerce manager dell'azienda Pittarello e all'interno di Pittarello mi occupo anche di digitalizzazione di alcuni processi aziendali come processi di acquisto e all'interno dell'azienda sono anche referente per quanto riguarda il percorso di adeguamento al GDPR. Allora,
chi è Pitarello? Chi siamo? Siamo un'azienda che ha più di 30 anni di attività, attualmente io faccio parte della quarta generazione che sta portando avanti l'azienda di famiglia. Più di 1000 collaboratori in tutto il territorio, distribuiti su più di 65 punti vendita in Italia e 2 punti vendita in Austria, per una distribuzione che è capillare, da Trieste ad Aosta, da Bolzano a Catania. E la nascita, nell'ultimo anno, di un portale e-commerce e di un programma di fidelizzazione tramite portale web e tramite un'app dedicata. Cosa definisce il successo di un brand come il nostro nel mercato retail? Senza dubbio la presenza di prodotti di tendenza, l'essere in linea con le tendenze e con la moda. Secondo fattore è proporre una elevata qualità di prodotti al giusto prezzo e un assortimento che sia il più vasto possibile. Senza dubbio una presenza capillare nel territorio per assicurarsi di essere presenti in quante più zone di mercato possibile. Il saper innovare, quindi saper trarre beneficio dalle nuove tecnologie, dalle nuove opportunità, però trovando anche il compromesso con la giusta prudenza, sapendo quando è il momento di introdurre una tecnologia in vasta scala, anche per salvaguardare le risorse di cui siamo in possesso. Possiamo dire che tutti questi quattro ingredienti, se ne sarebbero altri, evidentemente di fattori più tecnici, logistici, tutti questi quattro fattori possono essere riassunti nella parola fidelizzazione. Se possiamo assicurare questi quattro fattori principali del cliente, possiamo pensare a un rapporto continuativo con i clienti stessi. Le possibilità tecnologiche ci hanno portato negli ultimi anni, come dicevo prima, a aprire un portale di e-commerce e un programma di fidelizzazione. Grazie alla tecnologia quindi possiamo rivolgersi al cliente in maniera più approfondita. Il cliente non è più uno sconosciuto. Possiamo venire in possesso di un numero di dati più elevato, una tipologia di dati più approfondita rispetto al cliente. Senza dubbio questa è un'opportunità. È un'opportunità perché ci permette nuove possibilità di interazioni con i clienti stessi, ma anche nuove opportunità di business. Dal nostro punto di vista, che non siamo un'azienda IT-centrica, possiamo dire che questo è anche un rischio. È un rischio perché i dati devono essere gestiti nella maniera corretta. Ora, noi sentiamo che siamo in un'epoca in cui si parla di ransomware, di data breach, di GDPR, però vediamo anche il titolo della slide, è la compliance come opportunità di sviluppo. Ovvero, in questa epoca pensiamo che l'impegno che viene impiegato per la protezione dei dati, per la corretta gestione dei dati, possa essere una chiave di differenziazione dalla concorrenza anche nel nostro settore. Pensiamo inoltre che ogni dato che si rilascia un cliente è un atto di fiducia nei nostri confronti. Il poter essere compliant al GDPR, il poter assicurare la corretta gestione del dato è una risposta adeguata alla fiducia del cliente. Ora vedremo anche perché altri aspetti vediamo la compliance come un'opportunità di sviluppo. Individuiamo principalmente tre pilastri nel percorso di adeguamento al GDPR, visto dal nostro punto di vista, con la consulenza di impatto. Il primo pilastro è la consulenza normativa e organizzativa. Senza dubbio il percorso, ci siamo accorti che è un percorso introspettivo, è un percorso che ha coinvolto tutte le aree aziendali, le risorse umane, dipendenti, collaboratori, fornitori e tutti i processi aziendali. Percorso introspettivo perché si è chiamati a una presa piena di coscienza e di conoscenza di tutti i processi che sono in essere all'interno dell'azienda. La presa di coscienza di tutti questi processi può portare al miglioramento degli stessi, ma anche a rendersi conto e a rimettere in discussione quelle scelte che sono state prese in maniera frettolosa nel passato per rispondere con immediatezza a delle necessità che si stavano presentando al momento. Come si è svolto il percorso di adeguamento? Il primo passo sono state le interviste con tutto il personale coinvolto nel trattamento dei dati, fornitori, collaboratori esterni e dipendenti. Questi dati, i dati ricavati dalle interviste, sono stati all'occorrenza integrati con dati ricavati da questionari per arrivare al censimento completo di tutte le informazioni necessarie. È stata poi eseguita la mappatura dei ruoli e delle responsabilità e dei processi aziendali, come dicevo in precedenza. E sono state correlate tutte le informazioni rappresentate all'interno di documenti concordati in continua verifica e in continuo confronto tra Partec e Pitarello. Tutte queste attività hanno portato a una serie di output.
Gli altri prodotti sono stati le informative sulla privacy, il registro di trattamenti, la valutazione di impatto, una gap analysis e un piano di rientro su cui stiamo attualmente lavorando. Per passare allora al secondo pilastro dell'adeguamento al GDPR, che è la formazione del personale. Noi in Pitarello sappiamo bene che il cuore dell'azienda sono le persone che lavorano all'interno. Diceva Andrew Carnegie parecchi ormai anni fa che toglietemi tutte le strutture dell'azienda e potrò riformarle col personale che lavora nelle mie aziende, toglietemi le persone e resteranno lì per quando vuoi. Ecco, questa frase noi proviamo a implementarla dando al personale le competenze specifiche per poter assolvere al meglio tutti i ruoli, tutte le occupazioni per cui sono destinate. Queste competenze oggi vanno arricchite perché? Perché per effetto della presenza di innovazione tecnologica, per effetto delle nuove minacce che sono in essere, è necessario fornire al personale delle competenze in ambito anche di sicurezza informatica, anche per andare a formare una prima linea di difesa nei confronti di eventuali insidie e minacce informatiche. Ci stiamo attivando ora con due percorsi di formazione. Un primo percorso che è destinato a tutti i dipendenti e che ha a che fare con le misure minime di sicurezza informatica per dare piena consapevolezza ai dipendenti di quali sono le misure minime appunto in termini di sicurezza informatica. E appunto è destinato a tutti i dipendenti, dicevamo prima, più di 1000 dipendenti che sono distribuiti in più di 65 punti vendita in Italia. La forma ideale per questa tipologia di formazione è quella dell'e-learning, dando la possibilità a tutto il personale di usufruire da smartphone, da notebook, da remoto, comunque, della formazione che sarà erogata. Ci piace pensare anche che questa tipologia di formazione potrà essere di aiuto nella vita privata dei nostri dipendenti, in quanto, come sappiamo, le minacce informatiche non distinguono tra mondo del lavoro e vita privata. Un secondo percorso che sarà attivato è quello della formazione specifica sul GDPR. Questo percorso sarà indirizzato agli addetti al trattamento dei dati. È finalizzato a dare piena conoscenza del GDPR perché anche le persone che trattano dati personali lo facciano in pieno adempimento, diciamo, al GDPR. Questo è fatto anche in ottemperanza all'articolo 39 del GDPR, dove la formazione del personale è individuata come misura di sicurezza che serve sia a difendere il patrimonio dei dati aziendali, ma anche come attenuante nel caso ci siano data breach conclamati, poter dimostrare di aver formato il personale può essere un attenuante dal punto di vista sanzionatorio. Anche per questa modalità di formazione, anche per questo percorso di formazione, è previsto un percorso di formazione a distanza con eventuali interventi integrativi in aula. Entrambi i percorsi di formazione saranno predisposti e saranno erogati da NDU, che è il nostro fornitore storico, e da Patrick. Andiamo al terzo pilastro dell'adeguamento al GDPR, che è l'applicazione di contromisure tecnologiche. In quest'ambito possiamo dire che storicamente, abbiamo detto prima, Pitarello non è un'azienda IT-centrica, il nostro core business è il commercio di attrezzature, di prodotti di abbigliamento, prodotti di moda. E negli anni ci siamo avvalsi di collaboratori esterni per tutto ciò che riguarda le iniziative di innovazione che abbiamo portato avanti. Questo ha portato a una situazione leggermente frammentata. Una prima applicazione di contromisura tecnologica è la gestione centralizzata delle anagrafiche, cioè arrivare a centralizzare tutte le anagrafiche innanzitutto per irrobustire il perimetro di sicurezza, perché per avere un maggior controllo della sicurezza di accesso alle informazioni e una semplificazione delle attività di esercizio, ma anche una corretta e più semplice gestione di tutti i diritti di accesso, rettifica e oblio ai dati personali, e non sottovalutiamo anche l'aspetto di possibili nuove iniziative di marketing. La seconda contromisura tecnologica è quella di implementare un sistema centralizzato di endpoint protection e mobile device management, che possono permettersi di gestire in maniera centralizzata tutti gli endpoint appunto e tutti i dispositivi che vengono usati diciamo
in mobilità, quindi smartphone, notebook, tablet. Questo ci può portare a gestire appunto eventualmente il furto di dispositivi, controllare che le policy aziendali sull'utilizzo dei dispositivi siano pienamente applicate e proteggere i dati in esso contenuti. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione e vi chiamo Michelangelo. Allora, grazie Luca. Vediamo rapidamente qual è l'offerta Partech, nata ormai 2 anni fa, rivolta al mondo GDPR Education. Premetto che tutte le nostre attività sono curate da un consulente che ha più di 10 anni di esperienza nell'ambito privacy compliance e che prima di prendere la certificazione come Data Protection Officer aveva già acquisito le qualifiche di ISO 27001 Audit Auditor e ICT Security Trainer. Tutte le nostre attività partono da un assessment, quindi che serve a comprendere lo status quo dei trattamenti, dei processi di elaborazione dei dati che vengono fatti in azienda. Vengono mappate le relazioni che ci sono tra questi dati, vengono mappate l'organizzazione e così via. L'output primario di questa attività, che può richiedere parecchio tempo, chi di voi ha già preso anche delle certificazioni aziendali sa cosa significa, è il registro dei trattamenti, così come previsto dall'articolo 30 del GDPR. La fase successiva, una volta scattata questa fotografia, viene redatta una valutazione di impatto che serve a classificare i rischi connessi al trattamento dei dati in azienda e serve a identificare anche le contromisure organizzative e tecnologiche che serviranno a ridurre la possibilità che questo rischio si concretizzi. Il passo successivo è redigere una gap analysis per identificare la differenza tra dove stiamo e dove dovremmo essere e impostare un piano di rientro con la lista delle azioni da fare per diventare pienamente compliant. Il secondo pilastro per quanto riguarda l'offerta GDPR Educational è la formazione. La business line, che noi chiamiamo Partech Educational, riunisce l'intera nostra offerta di soluzioni e contenuti per la formazione a distanza in aula ed è rivolta a una platea eterogenea, che quindi può andare a coinvolgere gli impiegati amministrativi, i tecnici e i manager in ambito pubblica amministrazione, settore privato e così via. Il nostro catalogo include una serie di corsi erogabili in modalità e-learning, quindi fruibili anche da casa con smartphone o tablet, in aula con un docente qualificato o in modalità ibrida, cioè con una componente teorica fatta a distanza e una serie di esercitazioni e attività in aula. Tutti i corsi includono degli assessment intermedi e finali che servono a verificare le competenze acquisite durante il percorso formativo. A ogni cliente viene inoltre fornito un accesso privilegiato per andare a monitorare i progressi degli utenti. Quindi potete sempre avere una piena visibilità di ciò che stanno facendo i vostri utenti. Vi invito a visitare il sito educational.partech.it per conoscere il catalogo completo dei corsi. Partech ha un'esperienza ormai ventennale come sistema integrator. Nella nostra storia abbiamo integrato le più disparate soluzioni di mercato oppure completamente custom. Nell'ambito del GDPR abbiamo identificato 4 macro aree che sono ricorrenti principalmente nelle aziende che hanno IT interno. Si parte dalla gestione dei log e il monitoraggio degli accessi privilegiati, che di fatto non è una novità degli ultimi anni, è un qualcosa che esiste già da 10 anni e che era già previsto dai provvedimenti del garante del 2007-2008. E di fatto serve a fare cosa? A sapere chi ha fatto cosa in qualunque attività aziendale. Il secondo passo in genere mi fa sorridere per un semplice motivo: anche se le aziende riconoscono nei database una centralità, una criticità sia per i dati che contengono che per il tipo di accesso che viene fatto, sono pochissime le aziende che vanno a proteggerli adeguatamente, applicando le tecniche di cifratura totale o parziale del database stesso o dei dati in esso contenuti. Pensiamo ad esempio a quante aziende ancora hanno le password in chiaro all'interno del database, ad esempio per l'accesso ai siti. E applicare delle corrette contromisure per la verifica e il monitoraggio degli accessi
o ad esempio tecniche di database firewalling per evitare attacchi cretini come le classici SQL injection. Il terzo punto riguarda uno dei pochi aspetti che viene veramente citato come contromisura tecnologica dall'articolo 32 del GDPR, cioè la cifratura dei dati, e noi identifichiamo anche quella dei rischi, perché l'obiettivo è cifrare, garantire la riservatezza dei dati a prescindere da dove questi si trovino, se dentro il perimetro aziendale o scambiati attraverso un sistema poco sicuro come ad esempio la piattaforma di cloud storage. L'ultimo punto riguarda la gestione delle informazioni in mobilità, cioè la protezione, come aveva già detto Luca, la protezione dei dispositivi mobile come smartphone e tablet che vengono quotidianamente smarriti e rubati, che spesso rappresentano un cavallo di Troia per l'accesso alla rete aziendale e che contengono molte volte dati soggetti a privacy, quindi possono rappresentare una perdita importante che va molto oltre il valore del singolo oggetto. A questo punto io ringrazio voi per l'attenzione, ringrazio Luca per averci dato l'opportunità di raccontare questa esperienza e vi invito a venirci a trovare al desk per approfondire l'argomento o per conoscerci in generale. Grazie a tutti.